Liberi.tv, Riccardo Cristiano, ci troviamo a Medicino all'interno della biblioteca comunale Pierpaolo Pasolini per la presentazione del mio libro La Compagnia del Lupo, la 40ª porta, quindi mi vedete in veste non soltanto di autore ma questa volta di intervistatore, e ho vicino a me Assunta Lanzillotta che farà da moderatrice alla presentazione. Sì. Io sono Assunta Lanzillotta e sono qui per moderare la presentazione del tuo libro, un libro molto particolare che a me è piaciuto tantissimo, nonostante all'inizio avessi le mie reticenze nel leggerlo. Sì, perché non è un genere che a me piace tanto. Però sono qui per farti veramente i miei complimenti perché mi hai portato tutto ad un fiato fino alla fine. Perché hai saputo mixare tante cose, ma non sono qui né per recensire il tuo libro e né tantomeno per anticipare ciò che i lettori potranno poi trovare, perché sennò sarebbe poco gradevole. Vabbè, però diciamo questo, tu l'hai letto dall'inizio alla fine il libro. Adesso, siccome di solito sono queste le domande che fanno a me, ovvero mi dici ma com'è nato questo personaggio, ma perché hai scritto di questo luogo? C'è stato un personaggio del libro o non lo so, un luogo del libro che ti è piaciuto particolarmente o qualcosa che ti è rimasto impressa particolarmente? Allora, la cosa che mi ha colpito maggiormente è il tuo parlare in una maniera molto bella dell'unicità dell'individuo, che è una cosa che io apprezzo e amo molto, perché ognuno di noi è unico nel suo genere, è unico nel suo essere e deve essere apprezzato per quello, perché è un valore aggiunto all'altro, a chi ci sta vicino. Quindi l'unicità non come qualcosa di negativo, ma bensì come qualcosa di molto bello. Altro elemento molto importante è che tu abbia ambientato questo tuo scritto nella nostra amata terra. E là mi sono fatto un po' di domande, perché ho pensato, perché lo ha fatto? Per mostrare ai lettori le bellezze della nostra terra o per quel senso di magia che la Calabria ha e noi calabresi anche, no? Quel senso di come dire, non solo di magia, ma anche di Io ti posso dare la risposta, se vuoi. Dimmela. Perché effettivamente è una domanda che al momento non mi hanno fatto. No, perché la Calabria sicuramente perché è la mia terra, poi perché quei luoghi io li ho visitati. E avendoli visitati, ogni volta che andavo in un luogo, mi veniva da pensare a qualcosa di simbolico. Perché c'erano delle leggende, dei racconti, poi io facevo parte di un'associazione, faccio parte di un'associazione che si occupa proprio di rivalutazione del territorio, e allora andavamo a trovare le persone anziane che vivevano magari in paesi sperduti e ci raccontavano leggende di quando erano bambini, di quando andavano, non so, al fiume a lavare i panni e c'era la fata che compariva. E lì mi sono detto, si parla poco di Calabria e poco di alcuni luoghi che sono abbandonati, si parla sempre di turismo lento. Io volevo trovare sicuramente un modo per far avvicinare le persone alla meraviglia che ho trovato io quando sono andato in quei luoghi, ma allo stesso tempo è un romanzo che è un po' un percorso personale, un romanzo che parla di amicizia, parla di ricerca di sé. Mi ha colpito tantissimo perché, ecco, un'altra domanda che mi sono posta è stata proprio questo. Usare questo tuo scritto in cui si parla di amicizia in un momento in cui tutto viene dato per scontato e secondo me molto affidato ai social, cioè non si pensa più ad incontrarsi con l'amico per raccontare che cosa ho fatto oggi, che cosa è successo, ma magari si posta una foto e sotto si scrive qualcosa a cui pensiamo. Quindi questo tuo modo di parlare di amicizia e di sentimenti molto intensi, perché ho trovato questi sentimenti molto intensi nel tuo scritto, mi hanno colpito molto. Ecco perché ti dicevo, parlare di Calabria non solo per mostrare i luoghi a te cari, ma anche per questo senso di magia, questo senso di, come parlavi tu, visto, di incontrare le fate, questo attaccamento alla madre terra, ecco, chiamiamola così, proprio le radici del nostro essere. Questo mi ha colpito tantissimo. E un'altra cosa ancora è il connubio, secondo me alchemico, è il caso proprio di definirlo così, tra questo senso di magia, di mistero della Calabria e di noi calabresi, con qualcosa poi di altamente tecnologico che è uno dei tuoi personaggi. Sì. Fabio.
Secondo me è molto importante, è molto caro a te. Sì, è un personaggio molto importante, è una persona che purtroppo non c'è più e che era davvero malato di distrofia muscolare, quindi lui nel libro e nella vita reale era una persona che andava al di là di quello che erano le barriere, sia mentali che fisiche, e volevo farlo rivivere. Quindi sì, c'è quest'unione, sai, della tecnologia e del mistero che comunque camminano di pari passo. Ed è vero quello che hai detto poco fa, perché me lo fa notare qualche amico, che purtroppo oggi cosa capita? Che anche quando si va a cena perdiamo magari molto tempo a fare una foto col cellulare invece di goderci il momento. Colpiva nel tuo romanzo, hai capito? Proprio questo grande senso dell'amicizia che io al giorno d'oggi non vedo più, o non vedo spessissimo, anche tra bambini. Cioè, io sono una maestra di scuola primaria, cioè difficilmente c'è quell'attaccamento al tuo compagno di banco col quale ci si racconta e si racconta. Quindi questo tuo modo di parlare di amicizie e di sentimenti molto forte mi ha colpito. Forse è uno dei motivi che mi ha fatto arrivare fino alla fine, come ti dicevo prima, nonostante non fosse il mio genere preferito, però tu l'hai saputo mixare molto molto bene. Io ti ringrazio, io spero che le persone possano leggere questo libro sia per la ragione che hai detto, ovvero perché comunque è un messaggio di amicizia, di ricerca di sé, ed è anche un modo per far comprendere che molte volte ci fissiamo tanto sull'apparenza, l'unicità di cui tu parlavi è in ognuno di noi. Cioè, a me nemmeno piace la parola diversità, perché ognuno di noi è unico, irripetibile, e io voglio spostare l'occhio spesso sulla questione della natura, sul fatto che comunque se la natura vuole che le cose siano in un modo e che ci ha creato in un modo, non siamo sbagliati, ma siamo giusti così com'è, e ognuno di noi ha un percorso da fare, e questo percorso può trovare se stesso. Infatti molto bello secondo me anche il modo in cui tu quasi quasi indichi la strada per andare al di là, di vedere al di là degli occhi, perché alla fine non vediamo solo con gli occhi, ma si sente con tutto il nostro corpo, con tutto il nostro essere, e quindi quella voglia di andare oltre che ci porta molte volte anche ad affrontare delle opinioni, dei pensieri diversi dai nostri, che non vuol dire essere sbagliati, proprio come dicevi tu, ma significa semplicemente vedere quella stessa cosa da un altro punto di vista, e a combattere, ecco proprio il termine combattere, chi se per dei fini che non sono dei sentimenti e delle cose sentite cerca di prevaricare sul più debole, e quindi non fermarsi mai all'apparenza, perché non sempre le cose sono come appaiono. Io non aggiungo altro, anche perché comunque vi invito a leggere il libro, vi invito ovviamente a visitare Mendicino, alla biblioteca. Poi noi siamo all'interno di un teatro, è anche bello questo, quindi è un luogo di cultura, la biblioteca in sé è un luogo di cultura, quindi penso che luoghi come questo vadano scoperti e riscoperti, perché in ogni posto calabrese di tutta Italia, però anche i posti calabresi, hanno leggende da scoprire, persone uniche che fanno unico il luogo, perché poi alla fine il luogo è unico se però ci sono delle persone che si rendono artefici di qualcosa che può migliorare il luogo. Sì, hai perfettamente ragione, ma io parto dall'idea, sia io che l'associazione di cui faccio parte e con la quale abbiamo presentato insieme all'amministrazione comunale questa rassegna letteraria, penso che la cultura sia l'unico modo per vivere meglio e per dare ad ognuno di noi la libertà di cui si ha bisogno, perché un uomo è degno di essere chiamato tale solo se ha una sua libertà, anche se non è d'accordo con tutti gli altri, ma libertà significa proprio rispetto di ciò che possano pensare gli altri, e solo la cultura può darcelo. Cultura intesa in senso molto largo, quindi vista come arte in genere, che possa essere teatro, letteratura, musica, tutto ciò che rende sensibile l'animo e lo eleva al di là della quotidianità. Libri TV, Riccardo Cristiano, Mendicino.